L'Alcázar de los Reyes Cristianos, ovvero la Fortezza dei Re Cristiani, fu costruito da Alfonso XI di Castiglia nel 1328 sui resti di un palazzo arabo. Deve il nome al fatto che nel 1482 Isabella di Castiglia ed il marito Ferdinando II d'Aragona ci vissero per 8 anni. Poveri, guardali! Si sente male. Ma gli danno da mangiare questi pesci? Beh, io penso che glielo diano proprio così e questi abboccano. Sono questo riflesso spontaneo di apertura della bocca. L'Alcazar divenne dapprima tribunale dell'Inquisizione spagnola, poi quartier generale nella guerra alla dinastia Nasrid di Granada, ultimo regno arabo nella penisola iberica. Qui nacque Maria d'Aragona, regina di Portogallo, e sempre qui nel 1486 Cristoforo Colombo chiese i fondi per partire verso le Indie, ovvero l'America. E qua re e regina. E salutiamo così l'Alcázar de los Reyes Cristianos e vamonos verso un nuovo destino. Ed ecco il famigerato Ponte Romano de Córdoba. Ed ecco qui la torre della Calahorra. E su bella ciao. Ma che bella vista della città con bella ciao sotto. Comunque è incredibile come la Casa de Papel abbia rilanciato Bella Ciao, e qui in Spagna va fortissimo, tanto che adesso va ormai più forte qua che da noi, dove c'è addirittura chi si discosta perché non vuol prendere una posizione politica, perché non è una canzone di sinistra, è una canzone di liberazione da un regime, ricordiamocelo. E qui abbiamo i resti di un tempio romano. E qui si apre Plaza della Corredera. Qua abbiamo addirittura, si sta facendo il servizio fotografico per il matrimonio. Thank you.
Allora, siamo a Palazzo Viana, che è famosa per i suoi 12 patii, ovvero patios in spagnolo, ovvero giardino, dal greco patio. E nulla, la sposa che sta facendo le foto si chiama Stefania, lo so perché l'ha chiamato il fotografo, per dirgli come mettersi. E la tentazione di andare là e dirle: Stefania, ma che ce deve scassare cogliona mia? Era forte, dato che non mi faceva fare le foto come volevo io. Vabbè, comunque, bello bello sto giardino. Ciao Stefania. Allora, bellissimi i giardini di Palazzo di Viana. E adesso prendo e vado in ostello, recupero lo zaino, vado alla stazione e cerco di prendere un treno ad un prezzo decente per Siviglia. Il problema è che il sito della Renfe non mi fa prenotare il treno perché dice che manca un codice, essendo la mia carta d'identità non spagnola. E quindi niente, dovrò andare in stazione a cercare lì il treno migliore. Spero di non dover stare in stazione le ore, le ore, le ore. Però va bene, dai, andiamo e comunque stasera in un modo o nell'altro sarò a Siviglia.